Vediamo un po' se siamo in diretta. Ci siamo? Sì, eccoci. Allora, ciao a tutti iscritti, amiche e amici del gruppo Facebook Vita a Due Ruote e il gruppo del blog vitaduerote.it. Allora, oggi parliamo del libro 24 storie di bici, un libro in body bike, visto che sulla copertina abbiamo i due autori che sono collegati con noi, seduti, eccoli qua. Il commerciale è entrato diretto a gamba tesissimi con dall'alto Alessandra Schepisi, collega conoscente amica di Radio 24 Ore, una delle due autrici, si sono messi d'accordo, non l'hanno mandato ancora, però loro lo esibiscono di fronte sotto quel tavolo mio di Giro Libero, agenzia e organizzazione di viaggi in bicicletta. Allora, buon pomeriggio, insomma, ciao a tutti, grazie della presenza. Adesso però ci raccontate un po' come nasce questa idea di raccontare in body bike a quattro pedali più che a quattro mani il mondo della bicicletta, che ne pensate, insomma, come sta andando? Il libro lo trovate dal 29 maggio in edicole, 3 giugno dal 3 giugno in libreria, credo, giusto? Allora, facciamo così, cicletta, rientro e poi uno dei due parti, diciamo per cavalleria, Romeo, cediamo la pedalata, cediamo strada alla collega. Sigla e rientro. Eccoci. Allora, chi tocca? Evisi, come da, ma parte da te l'idea, è partita da entrambi, parti tu, poi Pierpaolo chiosa. Ecco, poi vediamo se le versioni coincidono, se ci siamo messi d'accordo bene. Allora, no, l'idea era nata da me. C'erano così tante storie che mi erano capitate tra le mani così con questa mia trasmissione a ruota libera su Radio 24 e ho detto così. Scusa, mi permetto di interromperti, più o meno è così, mi pare, la messa in onda alle 16, è un contenitore abbastanza ampio sulle biciclette, siccome si fanno cose, sì. È bene anche dire cosa e perché, prego. E quindi c'erano tante storie interessanti e mi era venuta in mente l'idea, insomma c'era questa anche questa possibilità di fare una pubblicazione per il Sole 24 Ore sulle storie legate ai programmi, e una di queste storie doveva essere, insomma, nella parte dedicata ai viaggi, doveva essere quella di Pierpaolo, storia che poi avevo raccontato anche in un articolo che avevo pubblicato tempo prima per Il Sole, che tra l'altro è stato quello più cliccato del 2018, mi sa, su tutta la storia, che è un po' particolare la storia della sua azienda, anche della sua storia personale, e ho detto questa sarà una delle storie. Poi chiacchierando, insomma, lui ha avuto questa folgorazione su quello che poteva essere il legame tra tutte queste storie, perché... Che succede? Si è persa la storia. Immagine. Guarda, eccoci. No, torno indietro. Questo libro parla di 24 storie di personaggi reali e sono 24 interviste, no? Però poi c'è una storia, infatti inizialmente avevamo anche pensato di chiamarla 24 storie di bici più una, cioè una storia nella storia che lega tutte le storie, c'è un filo rosso che è un personaggio immaginario e che alla fine, diciamo, che è un po' l'alter ego di Pierpaolo, è un po' frutto della sua fantasia, è un personaggio che racconta tutte le storie, che tiene uniti tutti questi personaggi, che lui li incontra un po', immagina di incontrarli, alcuni entrano nella sua bottega, perché è un negoziante di bici questo personaggio, un negoziante di bici mantovano, che si chiama Beccaris, e qua ecco il nome poi
ti spiegherà Pierpaolo. E quindi lui, insomma, comunque ha preso, diciamo che alla fine ha questa sua fantasia, questa sua immaginazione, così ha fatto sì che comunque questo libro, insomma, abbiamo deciso di farlo a quattro mani, a quattro pedali, come dici anche tu. E poi, insomma, insieme poi abbiamo anche selezionato tutte le storie da 300 che ne avevamo possibili, siamo arrivati a 24. Volevo sentire, sì, facciamo parlare. Parlerà cavalleria, però parlerà per Paolo. Mi era puntato questa cosa, cioè mi interessava il narratore, credo che quelli bravi lo chiamino extra diegetico, cioè al di fuori, quindi il terzo, cioè colui che racconta e fa poi da traino, prende per mano più o meno il lettore dentro. Ma si parte proprio da una bottega, cioè proprio da basso in un argomento basso, cioè proprio entrare in punta di piedi, forse era questa l'intenzione, in maniera soft? Sì, l'idea, beh, intanto quando Alessandra mi ha chiesto di diventare una delle 24 storie, io ho detto vai, ho svoltato, in qualche modo trovare spazio in un libro edito dal Sole 24 Ore, da Alessandra, ero come dire, in brodo di giuggiole, e poi a un certo punto trovarmi anche a scrivermi al suo fianco mi ha fatto, come dire, essere ancora più felice. Ho detto promozione per il mio marchio, poi alla fine l'editor ha cancellato la mia storia, e questo, come dire, sono qua disperato che ho perso la mia storia nelle 24. Scherzi a parte, questo meccanico è il narratore. Noi avevamo bisogno di raccontare il mondo della bicicletta a 360 gradi. Con Alessandra ci siamo chiesti, ma cos'è che lega tutti i ciclisti, tutta la gente che va in bicicletta, qual è la cosa in comune? Il manubrio, la sella, il parafango? Alla fine abbiamo detto è un meccanico, semplice. Il bambino viene portato dal meccanico di bici a comprare la prima bici dal padre. Il professionista, il suo meccanico stra bravo. E ci sono mille tipologie di meccanici, e l'idea di mettere in mano la parola, la narrazione al meccanico è stata, sì, ci siamo subito capiti e ho cominciato a scrivere questa parte di questo meccanico che introduce ognuna delle 24 storie. Ti avevo fermato, Ale, sulle 300 e rotte storie, insomma. La domanda da collega è questa: come si fa sintesi passando da 300 storie e dovendo necessariamente, gioco forza, restringere il campo a 24? Il giudalatore, visto lo scrittore, poi non vorrebbe mai, no, privarsi di una parte, meglio che si privi di un arto piuttosto che, no, buttare via pezzi proprio di storie o storie intere. E tu come hai fatto? O come avete fatto? No, abbiamo fatto, perché in realtà è stato quello il lavoro maggiore, forse quasi quanto quello di scrittura, insomma, è durato molto tempo quel lavoro. Abbiamo cercato di individuare queste quattro aree prima, che erano appunto la bici, quindi il prodotto, e poi l'uso della bici, che è la bici in città, la bici come sport e la bici come viaggio. Diciamo, questi sono i quattro contenitori. E lì dentro volevamo rappresentare tutte le varie sfaccettature, tutte le varie declinazioni di questi settori. E quindi magari potevamo avere anche, non so, 10 storie molto interessanti, però che rappresentavano tutti solo una categoria, e quindi dovevamo sceglierne una. Non so, appunto, faccio l'esempio dei cicloviaggiatori estremi, avevo tantissime storie, ma quella casella era solo una da riempire, quindi abbiamo scelto il più estremo di tutti, che era, secondo noi, Dino Lanzaretti, che ha viaggiato in Siberia in solitaria nel mese più freddo dell'anno, in condizioni veramente estreme. E quindi quello era un po' l'apoteosi del cicloviaggiatore estremo, no? Ma non l'hai chiamato? Come? C'è una domanda scomoda. Lorenzo Barone, il ciclo viaggiatore siberiano. Noi ce lo cito. Però perché... lui è stato prima, diciamo, Dino, insomma, la Siberia a meno 40. Sì, 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 sì. No, però l'ho citato perché poi il libro ha anche 24 schede in cui vengono poi citati, cioè,
è fatto su tre livelli, appunto c'è questa narrazione del meccanico, questa trama narrativa un po' fantasiosa, poi ci sono i personaggi e poi ci sono delle schede. Nelle schede dei cicloviaggiatori abbiamo per esempio messo tutti gli altri cicloviaggiatori che appunto non rientravano nell'intervista, era lo spazio diciamo per le curiosità, per le informazioni aggiuntive eccetera. E poi non so, per esempio la storia, il primo capitolo è quello di Danilo Collalti, che forse tu conoscerai, che è il negozio più antico, bottega del centro storico di Roma. Sì, che ha una grande storia, quindi si chiama La Storia con la S maiuscola, in una bottega, perché racconta le fasi in cui loro insegnavano ad andare in bicicletta reali e poi le due guerre, il dopoguerra, il fascismo, la ricostruzione e la pandemia, quindi tutta la loro storia, che è molto particolare, perché poi appunto il nonno viene deportato ad Auschwitz, insomma c'è tutta una storia legata alla bicicletta, alle biciclette partigiane eccetera. Quindi Collalti è uno che vado a memoria. E al posto, lo dico perché non è di Roma, al posto diciamo di quelle che noi vediamo tipo i distributori automatici di sigarette fuori dalla bottega, ha un distributore uguale, ma da lì escono le varie camere d'aria, i vari copertoni di ricambio, qualora uno si trovasse ad averne bisogno lì davanti. Una cosa, una chicca che mi piaceva ricordare. Sì, sì, sì. Ma io non sono lì propagati con l'altro, quindi... Però... È giusto, visto che l'hai citato, ricordare questa... Sì, poi insomma ti potrei spiegare, ecco, tutti i vari, insomma abbiamo scelto, non so, magari il telaio, e abbiamo scelto Dario Pegoretti, che per noi insomma era un grande, conosciuto forse più all'estero che in Italia, e poi gli accessori, i componenti, poi abbiamo scelto le tendenze, cargo bike, i bike... Eccolo qua. Che mi dà il supporto, l'avrei voluto fare tanto io, ma ve lo ricordo. Allora... Non ho il libro. No, è lui. È per Paolo che mi viene in soccorso con la fotonotizia. Vai, va bene così. Sì. No, tornando al problema di fare sintesi, noi eravamo pronti a uscire con un libro di 1200-1500 pagine, quant'erano? Però abbiamo fatto fatica a tagliare, quindi abbiamo trovato una terza persona, il nostro editor. Gli abbiamo detto fai tu, e lui si è messo, grandissimo Raffaele Riba, è riuscito a metterci nei binari e a creare un prodotto scorrevole, però. Tire molla su diverse storie, dai, diamo un po' di, no? Diamo un po' di pastura. C'è stato un tire molla, cioè Ale, tu dici no, quella storia la voglio dentro, non mi rompere le scatole. Però non possiamo, no, ci sono alcuni personaggi, allora ci sono poi tantissime... Però... storie che sulla carta sono belle, ma poi il personaggio o non le sa raccontare, non le racconta diciamo nel modo così accattivante che dovrebbe essere, oppure storie, ci sono storie che appunto sulle quali abbiamo, c'è una in particolare sulla quale abbiamo litigato a lungo e che poi è stata tolta e sostituita con un'altra. Mi ha fatto 2 settimane senza parlarci. Vabbè, perché i rapporti è del tutto evidente, per poi riaprirsi dopo quando le cose vanno bene. Non possiamo dire, ovviamente, non è informata la persona che è stata, diciamo, in qualche modo cassata, no, vero? Ci sono state 2-3, insomma, qualche persona cassata c'è stata, ecco, all'ultimo momento, però, e alcune invece che erano proprio sicure, insomma, erano proprio... Poi alcune storie più sudate, ecco, voglio, per esempio quella di Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, insomma è stato anche difficile ottenere quell'intervista, è stato un lungo lavoro di scambio, di mail. Che anche tifoso della Roma, se non vado... No, magari se avessi dovuto parlare della Roma avrebbe parlato subito. Per cui... Partire dal calcio, no? E poi dopo declinare lentamente... in maniera centrifuga verso le due ruote. Era il motivo per cui volevo tagliarlo io, Timeman, perché io volevo un tifoso della Nerossi Vicenza. Ah, ho capito, figlio mio, la Nerossi Vicenza ero bambino io quando c'era le figurine già, insomma, quelle della Panini a 3 quando giocava in B, con tutto rispetto, grandissima, grandissima squadra. Mi è andato l'occhio su due in particolare, non facciamo pubblicità a nessuno rispetto ad altri, però per mia sensibilità intanto colgo l'occasione
per chi sta vedendo la diretta, cioè, scrivete, chiedete, ci sono tante belle storie. Alessandra, per Paolo non me ne voglia, Alessandra ha un contenitore ed è una collega professionista molto attenta al dettaglio e anche all'umanità che c'è dietro a questa storia. Dunque, quando fai il racconto la domenica su Data Libera o in altre circostanze, è una cosa carina. Io lo dico ogni volta che ci incontriamo in diretta, non è la prima volta che dico questo, perché è giusto poi sottolineare chi butta veramente lacrime e sangue per tirare fuori dei prodotti. Dicevo, dunque scrivete, ponete delle domande. Mi ha colpito, tu hai citato Collalti, mi faceva piacere, anche se non ci conosciamo personalmente, solo di qualche scritto, Antonella Frida Bike, per un motivo, perché lei ha a cuore il tema delle cargo bike, come sapete meglio di me entrambi. E le cargo sono, credo, al momento, tranne in alcuni posti d'Italia, è un settore che fa molta fatica ancora ad entrare nella testa anche di chi già va in bicicletta, parlo da padre, e io so che lei ha fatto veramente carte 48 di un certo suo cammino per cimentarsi con questa esperienza commerciale, ed è molto importante, secondo me, rischiando parecchio e andando a toccare una palla sporca sulle cargo. Si può dire qualche cosa? Qual è il vostro sentimento? Parlo a tutte e due, girate anche in buddy bike, quindi insomma potete raccontarmi di cose solo all'apparenza alternative. Pierpaolo, tu come la vedi la cargo in Italia? La cargo, come appunto anche scrivevamo sul libro e mettevamo sulle parole del nostro Beccaris, è una bici che si sta reinventando in Italia. Era una bici che si usava moltissimo negli anni 40 e negli anni 50. Un amico mio di Montevarchi, che aveva una cappelleria in provincia di Arezzo, si ricorda che quando era ragazzino, nel 72-73, ha tirato fuori la cargo bike del nonno. Il nonno che girava a vendere cappelli con questa bici triciclo da trasporto per portare in giro gli amichetti con le sedie sopra, eccetera. Quindi è un tipo di bici che è sempre esistito nella nostra cultura. Poi, ovviamente, è scomparso con l'avvento del motore e adesso sta ritornando in maniera potente grazie soprattutto anche all'introduzione del motore elettrico per muoversi nei centri città. Oggi se uno con famiglia, con bambini, vuole andare, tornare da scuola, vuole andare a fare la spesa, la cargo bike è il mezzo più veloce, più facile da usare. Esploso in Danimarca, voilà, esploso in Olanda, ma come mai? E oggi si vede moltissimo anche sulle strade di Parigi e sempre più anche sulle nostre strade, sulle strade di Milano, meno sulle strade di Assisi, forse, perché ho dubbio, perché lì c'è salite importanti, ma penso che si cominci a vedere anche sulle strade di Roma. Io ricordo, seguo con interesse un youtuber romano, Loreto si chiama, Loreto Valente, sì, esatto, che ha fatto un servizio su una famiglia, una persona fantastica, non sta vivendo un momento eccezionale, come ha scritto anche lui, l'ho già salutato in una diretta precedente, e se ci sta vedendo sa di questa diretta, lo saluto con molto calore, e dico anche a lui le cose che ho detto ad Alessandra. Loreto è una persona molto carina e anche lui molto attento, e sta vivendo un momento non facile. Auguri, forza, tieni duro, perché ecco, è un bisogno esagerato di gente come te. Sì, esatto. Io che sappia che c'è un tifoso da Vicenza, grazie ad Alessandra che me l'ha fatto conoscere. E ho visto, ricordo benissimo quel suo servizio sulla mamma che portava due bambini a scuola su una cargo bike, quelle che chiamano non con la tasca davanti ma con la coda lunga, no? Con la notte, e sono mezzi strepitosi per girare in città e svolgere tutta una serie di funzioni dove c'è bisogno un po' di capacità di carico. Alessandra, io vedo per ogni macroarea, che le ricordo il prodotto bici, bici e città, bici e sport, bici e viaggi, conto almeno due donne o tre per ogni macroarea. Cioè, c'è anche una signora quota rosa. In realtà bici e sport è tutto al femminile.
dicevo, un discorso medio, proprio spalmati. Sì. Magari, almeno due o tre a dare, insomma. Sì, abbiamo anche volutamente cercato di dare una rappresentanza femminile, anche se, per esempio, nella parte del prodotto bici è stato più difficile, perché le aziende nella parte della produzione, diciamo, scarseggiano di più le donne. Ci stanno appunto le sorelle Santini, c'è l'intervista a Paola Santini, però insomma è un po' più, c'è Antonella, però insomma è stato anche cercato. E poi, per quanto riguarda lo sport, abbiamo proprio voluto dare questa impronta femminile, forse anche perché il ciclismo femminile vive un po' di luce riflessa di quello maschile. Allora, sulle orme di Felice, Norma Gimondi, il fascio della mountain bike, Paolo Pezzo, ragazze coraggiose nel mondo, Alessandra Cappellotto, l'eroica e il gusto dell'impresa, Angela Tizza, il record del giro del mondo, Paola Gianotti, bicicletta, la mia seconda vita, Silvia Gottardi. Mi soffermo 6 secondi su Paola Gianotti, anche lei non conosco, abbiamo scritto un paio di volte. Paola Gianotti insieme a Marco Cavorso, mi corre l'obbligo di citarli entrambi in questo periodo, in questo contesto storico, perché stanno facendo cose mirabili, e seguiteli, su googlateli, cercateveli. Ripeto, Paola Gianotti e Marco Cavorso si stanno battendo e spendendo per la sicurezza stradale. Stanno girando, credo, ma la mia parola, sono partiti dal nord Italia, con il discorso della cartellonistica. Per Paolo, aiutami se dico minchiate clamorose, però entra... Sì, ma ne parliamo anche nel libro, di questo. State cercando voi questa cosa qua, no? Sì. Ecco, mi volete spendere almeno un minuto a testa, perlomeno, sul discorso di Paola e il tema della sicurezza? Sì, loro si battono appunto affinché ci sia, diciamo, venga codificata così la proposta del metro e mezzo di distanza, almeno un metro e mezzo di distanza necessario quando un'automobile, una vettura, un camion sorpassa una bicicletta. Quindi questi cartelli indicano la presenza di ciclisti e la necessità, insomma, di sensibilizzano sul fatto di sorpassare ad un metro e mezzo di distanza. È una misura che, insomma, ovviamente più che caldeggiata, no? da Pierpaolo, in tutte le vetture giro libero, no? C'è anche questa indicazione del metro e mezzo, no? All'epoca era con Alessandra Cappellotto, altra battagliera sul metro e mezzo, non veniva a guidare i miei gruppi se non attaccavo l'adesivo dietro della rispettare il metro e mezzo per sorpassare il ciclista, e quell'adesivo lì serve a dire alla parte automobilista che c'è in me: guarda, ricordati che il ciclista va superato con ampio con questo metro e mezzo. Altra cosa che adesso vedremo di mettere su è un adesivo all'interno della macchina, sulla portiera, che quando stai per aprire la porta c'è scritto aprila con la destra invece che con la sinistra, così mi viene automatico guardare a sinistra. E anche quel tipo di adesivo con Alessandra Cappellotto stiamo cercando di metterlo, appunto, un po' piccolo, invasivo, da mettere all'interno. Parlando della Gianotti, non so se vedi dietro di me, adesso vado a prenderlo, te lo avvicino. Mi senti? Questo qua è una busta, non so se si vede. Radio 2 Caterpillar, noi abbiamo fatto il salto di specie anche noi, piccolissimi su Caterpillar. No, questa è la busta che ha usato la Gianotti quando ha portato in bicicletta da Milano a Oslo la candidatura, le firme raccolte in Italia, per candidare la bicicletta al Nobel della Pace. Era così, ha proposto un'operazione messa in piedi con Caterpillar e la Paola, che pedalava lungo tutta questa strada con noi di Giro Libero, che le facevamo da supporto. Quella volta siamo diventati famosi come quelli del camper, perché la seguivamo appunto in camper. Senti, io voglio mettere un po' in difficoltà Sandra Skevis, ma una difficoltà amicale.
Qui abbiamo 24 storie. Se dovessi non buttare giù dalla torre, ma ce ne sono almeno tre, diciamo, tra queste 24, le tre, le meglio tre, come si può dire, Roma, che avete sentito maggiormente, sono tutte belle, perché ripeto, ricordiamo che sono partiti da 300, poi c'è stato addirittura l'edito che è arrivato, ha buttato giù, siamo arrivati a 24, di queste 24, le tre migliori, ve la sentite di dire, no, le migliori, o quelle che avete sentito di più a livello umorale, non so, da donna a donna, la fai? Ma a me sono piaciute molto le storie, in realtà quelle in cui i personaggi entrano in contatto diretto con Beccaris, cioè ci sono alcuni casi in cui i personaggi intervistati a loro insaputa, perché loro non è che conoscevano Beccaris, perché Beccaris è un personaggio immaginario, entrano nella sua bottega e c'è un dialogo, e forse sono... E non è un caso forse che sono stati scelti loro come personaggi, perché forse erano quelli più con più, magari con più umanità, però oppure quelli che non so, a me ispiravano certi personaggi, tipo appunto ci sta Pinar Pinsuti, Bice Tacco 12, c'è tutto questo dialogo, lei porta anche dei pasticcini turchi, insomma cominciano a mangiare insieme e lei parla di queste fancy woman bike ride, queste parate di donne tutte festose che organizza Pinar in giro per il mondo. E poi a me è piaciuto anche il capitolo, sì, questa parte dell'e-bike, perché questo Gianni Mazzeo è insomma un personaggio molto simpatico, forse la persona che appunto commercializzato di più la e-bike in Europa, davvero il pioniere dell'e-bike, e c'ha tutti questi aneddoti, queste storie per raccontare insomma quali i primi passi dell'e-bike. E qui diciamo questo è il capitolo anche più censurato, cioè perché noi abbiamo messo una frase per ogni capitolo, diciamo, in questo libro, no? Una frase, cioè una frase, ogni personaggio diciamo che ha una frase finale, per esempio quella di Dario Pegoretti, che abbiamo messo anche qua, è la bici, quella cosa che forse un giorno ci salverà, no? Era la sua frase. E la frase di Gianni Mazzeo era inizialmente: la bici è come il Viagra, ogni tanto la e-bike è come il Viagra, ogni tanto ci vuole l'aiutino. Questo l'aveva detta lui. Sono d'accordo. Al di là dell'anagrafe sono d'accordo, senz'altro. Però insomma non era, e poi lui aveva pure detto: la bici è come la bici elettrica, è un po' come la canna, una volta che la provi. Ah, sì, però aveva usato una serie di diciamo di aneddoti, poi aveva detto, alla fine queste ovviamente le abbiamo tolte, ma alla fine abbiamo scritto: la bici elettrica è come salire al decimo piano di un palazzo camminando sulle scale mobili. E quindi sì, è un po' una, sì, beh, è la logica del paradosso, no? L'ho appisonato, ha capito insomma la... Comunque poi quella di sera l'avevamo sostituita con la bici, è come l'e-bike, come il primo bacio, una volta che la provi non la scordi mai, diciamo. Allora, senti, allora quanto vi danno fastidio questi luoghi comuni? Roma, Genova, eccetera, non sono città per le bici, primo luogo comune. Ancora queste biciclette, avete rotto il chip, tutti i puntini, una delle frasi che ricorre in diversi gruppi, sorti gruppi Facebook con migliaia di iscritti contro le ciclabili in determinate città. Per Paolo sorride già, credo più o meno abbia, credo che abbia già inquadrato le, diciamo, le zone. In macchina si suol dire a Roma per discriminare quello che ostenta, si fa prima, in macchina si sta più comodi, in macchina si sta più sicuri. Qual è quella che le batte tutte di quello che hai detto? Ma a me viene da ridere, perché sono frasi da campanilisti, cioè ognuno ha il suo paese, il suo campanile, e difende a spada tratta il proprio campanile senza nessuna obiettività. Quindi mi entrano in un orecchio e ne escono dall'altra, non mi danno proprio fastidio, anche perché in fatto di campanilismo, chiedi pure Alessandra, a me non mi batte nessuno.
Io per il mio Camisano Vicentino, il mio campanile di Camisano Vicentino, sono stratosferico, sono solido. Quindi quello lì è il mio campanile, tutto il resto, bici, no bici, macchine, salite, Genova, Roma, non mi interessa niente, che facciano quello che vogliono, io faccio il campanilismo super locale lì. E li prendo in giro tutti. Non mi pare valga neanche la pena star lì a discutere su queste cose. Ecco, sul luogo comune di Roma, che non è ciclabile perché c'è i colli, ci siamo divertiti anche noi a citarlo, giusto? Ma verso la fine ci abbiamo buttato lì questa battuta perché ci piace pungere un po' anche noi, ma appunto, anzi, una delle cose che più mi è piaciuta nelle chiacchierate post libro con vari giornalisti è stata, ti ricordi che ha detto, grazie al vostro libro ho capito che a Roma ci può essere bicicletta. E Alessandra, lascio a te continuare. E lì non è merito mio, perché io convinco che a Camisano Vicentino c'è bicicletta, è stata Alessandro a battere molto sul chiodo di Roma. Sì, e lì secondo me è stato un gran bel sentire. Tornando alle mie storie, la prima, quella di Collalti, che io non conoscevo, è una delle mie preferite, ma soprattutto perché si parla di prodotto, perché io sono appassionato del campanilismo. Tu da Vicenza guardi verso Roma, quindi se Alessandra vuole continuare su questa giornalista che ha detto sì, grazie a voi, grazie a te Alessandra, ho capito che Roma può essere anche bicicletta. È così, abbiamo sfatato questo luogo, ce lo raccontiamo addosso. Sempre. Sì, forse magari anche inconsapevolmente si trasmettono dei messaggi, perché poi appunto l'intento del libro, cioè noi in realtà volevamo... cercare di essere anche leggeri, cioè noi abbiamo ovviamente le nostre convinzioni, no? Sulla bici, sulla ciclabilità, però insomma volevamo anche appassionare, ecco, divertire attraverso delle storie, non evangelizzare qualcuno, insomma, no? Quindi in realtà probabilmente questa cosa è arrivata, diciamo, anche al di là di quella che era la nostra volontà, forse probabilmente attraverso le parole, appunto, sempre per tornare sulla prima storia di Collalti, ma anche del personaggio del libro che appunto era legato a Roma, c'era questa idea, perché la bottega di questo personaggio è stata aperta nei giorni dell'austerity del le prime domeniche del 1973, che vengono ricordate dal personaggio come dei momenti festosi, di allegria, in cui ognuno andava in giro con il proprio mezzo, anche in autostrada, cavalli, risciò, macchine a pedali, eccetera. Quindi c'era un po' questa voglia di spensieratezza che viene rievocata anche per Roma, anche appunto dallo stesso personaggio Collalti, no? E quindi Roma quanto sarebbe bella se si potesse, ecco, pedalare, se si potesse, si potrebbero sentire i rumori, non so, gli uccellini che cinguettano, gli schiamazzi dei bambini, invece del rumore delle automobili, dei motori. Allora, ci spostiamo però da Roma, più in generale. Io vedo sulla parte di bici viaggi l'estate più o meno alle porte, dico più o meno perché ovviamente c'è la pandemia di mezzo, diciamo sarà tutto quanto filtrato attraverso eventi importanti. Nel tempo bici terapia in e-bike, il contaciclisti ciclabile del Danubio, spesso scrivendo in infrastrutture meravigliose anche nel nostro paese. Da questo punto di vista voi notate che c'è ancora una scarsa informazione nell'esplodere questi concetti, c'è anche proprio nell'invitare, noi vediamo anche più transatlantici che approdano in porti minuscoli, eccetera, quindi non voglio fare nomi, però non sarebbe il caso proprio di al di là dell'investimento economico, quindi soldoni sulla comunicazione, però anche nel piccolo, diciamo, di cercare di far capire a chi non ha la bici nel cuore, che esistono perfino in Italia
delle infrastrutture clamorose, mi riferisco ovviamente partendo dal tuono orbitale, per Paolo, però insomma, voi come la vedete? Io direi per Paolo qua. Sì, mi sono perso un po' dall'audio, perché a volte vai e vieni. Ricalibro, ma sarò rapido. Grandi infrastrutture, grandi piste ciclabili, ad esempio nel nord Italia, vengono ancora adesso scarsamente, come dire, diciamo, reclamizzate nel nostro paese. Cioè, non passa ancora questo messaggio, nonostante il cicloturismo, adesso si comincia a parlare di cicloturismo e nonostante l'estate alle porte, ancora non si vedono grandi campagne di comunicazione, almeno secondo il mio modesto parere, riguardo questo tema. Tu come la vedi, stando su? Allora, le infrastrutture ciclabili, quelle serie, quelle fatte bene, quelle... Noi ne abbiamo citata una, la più importante, la più famosa, sul 24esimo capitolo, la Passau-Vienna. E da lì partiamo per, come dire, dire attenzione, qui in Italia questo tipo di infrastrutture mancano ancora. Purtroppo si parla troppo, si strombazza della presenza di queste strutture, poi se qualcuno va fisicamente a vedere comincia a trovare mille problemi. Ora c'è un punto in cui io chiedo ad Alessandra, ma per secondo te qual è la più bella pista ciclabile in Italia? E lei mi risponde l'anello ciclabile del Garda. E poi dice, evidentemente stavo scherzando, perché è una di quelle cose, che negli ultimi tre anni si continua a spingere, a chiacchierare, a scrivere titoloni, cliccare, poi si scopre che non c'è nessun anello. Ci sono 5 chilometri super pubblicizzati di passerella, bella, tutto quel che vuoi, ma da lì a pensare di fare un anello ciclabile intorno al Garda ce ne vuole ancora di tempo. Quindi oggi come oggi un'infrastruttura fatta bene, come Dio comanda, di lunga percorrenza, di fatto c'è lungo l'Adige, da Passo Resia fino a Verona e poi con standard europei. C'è qualcosa che sta arrivando, lungo l'Adriatico si sta sviluppando una ciclabile, però anche lì ci sono dei pezzi e poi dei buchi, dei pezzi, e ce ne sono tante altre in giro per tutta l'Italia, e quindi io dico per fortuna, perché allora la gente per andare ha bisogno del tour operator che, come dire, dia una mano a risolvere le rogne, per fortuna. Lasciamo da parte il fatto è lui che rema contro e dice non facciamo le ciclabili, ma c'è bisogno ancora del tour operator, cioè queste persone che vanno imboccate, no? esatto. Io remo contro le infrastrutture in Italia e questo è il mio lavoro, insomma 50% è remar contro, l'altro 50% è dare una mano a usufruire quei pezzettoni che ci sono qua in Italia. No, noi portiamo tanti italiani all'estero, tanti italiani sulle infrastrutture fatte come Dio comanda, con flussi turistici da paura, non solo sulla Passau-Vienna, ma adesso parlando di laghi, sul lago di Costanza. Lì ci sono due piste ciclabili, uno lungo lago e uno un po' più su, con una capacità alberghiera straordinaria che si comincia a riempirsi ad aprile, in Germania ad aprile, e continua fino a ottobre. Tu immagina se ci fosse una pista ciclabile come Dio comanda dalla Spezia a Ventimiglia con la capacità alberghiera che c'è tutto lunga la Liguria, luglio-agosto mandiamo la gente lì al mare, ma il resto dei mesi tutti in bicicletta, cioè i nostri, come dire, tedeschi, francesi vengono a svernare sulla costa Ligure, a febbraio si pedala benissimo, e questo per quanto riguarda le infrastrutture, insomma, dobbiamo ancora fare qualche passettino in Italia, e per quanto riguarda la promozione, secondo me ce n'è anche troppa promozione poco chiara, questo è il problema, poco chiara. Allora, senti, intanto qualcuno con la Q maiuscola segnala Alpe Adria in Friuli Venezia Giulia, qualcuno, lo leggo, è Antonio Dalla Venezia, che è diciamo, una figura
è un nome con la N alta che salutiamo. Stavo per dirlo, però e anche penso lì alto e profede, cazzi anche a volte, sono prese un paio ultimamente. Quindi, Adesso non voglio parlare troppo del mio lavoro, ma anche l'Alpe Adria è solo, mi pare, 3 o 4 anni che l'abbiamo introdotta nella nostra programmazione, proprio perché prima c'erano dei pezzettoni un po' da paura, e Antonio conosce meglio di me quali erano le criticità dell'Alpe Adria. Un percorso anche lì, vorrei dire, subito dopo la ciclabile dell'Adige fino a Verona, l'altra grande infrastruttura che abbiamo qua in Italia quasi completata è l'Alpe Adria, utilizzabile da 2 o 3 anni. Ripeto, quando è stata lanciata i 7-8 anni fa, aveva delle criticità che noi, come nostro approccio ai percorsi ciclabili, ci siamo sempre sentiti di escluderla fino a che non arrivasse a un livello di utilizzo fatto da una settimana anche per marito e moglie e 2 figli senza problemi, insomma. Io volevo citare salutare 2 o 3 persone, ma non per, diciamo, alla maniera delle antiche radio locali che diciamo hanno tirato sull'etere dagli anni 70-80, però 2 o 3 persone le cui storie sono state intercettate sul blog appunto vita2ruote.it, e sono nell'ordine Ada De Maggio, Paola Bergamo e Giovanni Di Cristina. Ne potrei citare altri 20, ma le prime 2, soprattutto Ada De Maggio e Paola Bergamo, sono storie di donne con gli attributi, e mi spiego meglio. Ada De Maggio è una coordinatrice infermieristica all'ospedale di Codogno, per Paolo Codogno, che ogni giorno, lei fa un lavoro durissimo in corsia, questa sera forse ci sono, ma è di vaccinazioni, quindi ho detto tutto, ogni giorno vive la sua vita in bicicletta muscolare, fa 30 andare e 30 a tornare, con parallele della via Emilia, e a volte insomma fa anche la via Emilia. Questa è una. Paola Bergamo invece, senti Alessandra, questa è carina, è da Lecce, è andata a vivere nel nord Italia e lavorava come addetta di polizia locale, credo, nel comune di Marano Ligure. A un certo punto si è licenziata, ripeto, licenziata 1 anno e mezzo fa, credo, un paio di anni fa, dal corpo di polizia, dall'amministrazione comunale, quindi dipendente, al contratto tutto copertissimo, per aprire un negozio di biciclette, perché se la sentiva calda, come si suol dire. Quindi è al nostro blog, vita2ruote.it, ha raccontato, ha voluto raccontare questa sua esperienza, così anche come quella di Ada e di tante altre persone, penso a Massimo Corea, di Ecletta e altre persone che saluto ovviamente, o a Giovanni Di Cristina che si è messo part time in un'azienda tessile per mettere su e Bike Motion, cioè sempre nel nord Italia, quindi lui traghetta anche con i motoscafi, le biciclette, così come Paola anche Bergamo a Marano Ligure, quindi gente che si rimette in discussione. Scusate la digressione, ma mi è venuto in mente leggendo gli abstract ovviamente delle vostre storie. Mi fidate un altro paio di storie cazzutissime da libro, quelle che vi hanno, leggo Paolo e Giulietta, il diavolo e l'acqua santa, il fascino della mountain bike che ormai è un must di Paola Pezzo, che mi dite, tutte donne poi, cioè è fantastica questa cosa, per quanto mi dica Ale. Io intanto ho preso appunti per il prossimo libro, stavo già per le altre 24 storie, queste che stavi citando tu, no? Ho fatto un lavoro clamoroso, io ho fatto pochissime cose, però diciamo sono importanti. No, mi interessavano le vostre adesso. Beh, le nostre sì, ce ne stanno tante. A me piace anche Ippolito Chiarello, il rider del teatro, che forse tu conoscerai. Lo spieghiamo, sono sensibile al tema teatrale, abbiamo avuto i Tetes de Buoi sì. Palco a pedali recentemente. Quindi, sì, lui diciamo, è un tipo di, diciamo, è
un'iniziativa che in realtà è nata già prima del Covid, ma con il Covid si è sviluppata ulteriormente. Lui porta a domicilio, c'erano i teatri chiusi, portava a domicilio invece delle pizze, aveva lo stesso contenitore, invece delle 12 pizze, riusciva a mettere tutti i suoi indumenti, tutti i suoi attrezzi per il teatro e su ordinazione, a seconda dei gusti delle persone, portava anche dei pezzi dei suoi spettacoli a domicilio, nei cortili di casa, dalla finestra, ci si metteva d'accordo in piazza, lui arrivava e faceva quelle su ordinazione, c'erano dei menu proprio e lo fa ancora in realtà, e arriva con la bici per i suoi spettacoli, la bici fa parte anche dello spettacolo, e quindi insomma era un po' come lui diceva, che la bici era un po' come Mary Poppins quando scende volando dalle nuvole. E questo è un personaggio che, per dire, quando abbiamo fatto anche questa presentazione, la prima presentazione a Montalcino, il collega Pierangelo Soldavini ci ha detto: ma questa storia secondo me ve la siete inventata di questo personaggio. A lui è piaciuta moltissimo. A me è piaciuta questa storia, ma veramente anche altre. Mi piace anche la storia, per esempio, di Alessandra Cappellotto, che è una grandissima campionessa mondiale di ciclismo su strada, conosciuta soprattutto per questo. Abbiamo raccontato però una storia magari meno conosciuta, che è quella del suo impegno affinché tutte le ragazze del mondo possano pedalare. Lei dice: il mio sogno è che tutte le ragazze del mondo possano pedalare libere, perché lei va in giro per il mondo e cerca di aiutare, diciamo, le ragazze che non possono pedalare perché nel paese magari è vietato, oppure è mal visto, oppure perché non hanno difficoltà economiche, so, ragazze vorrebbero intraprendere la carriera, insomma, di cicliste professioniste, e lei, diciamo, viaggia proprio per il mondo e raccoglie tante storie che sono belle. C'è anche quella delle cicliste afghane, che forse era stata la più nota, le loro bici erano state vandalizzate prima delle qualificazioni per Tokyo. Quindi insomma ci sono molte storie belle che racconta Alessandra e che riguardano anche la bici, anche un po'... si toccano anche i temi del legame tra la bici e l'emancipazione femminile. Sono scritte, diciamo, ci sono tante storie da raccontare da questo punto di vista, e vengono molte cose vengono toccate in questo capitolo delle donne. Molto molto interessante la parte quota rosa, per me non dovrebbe neanche essere citata la quota rosa, mi fanno sempre a me titolo personale di riserva indiana, dovrebbe essere una normalità, però ovviamente lo constatavo leggendo. No, io non amo le quote rosa, non le amo. Poi ci siamo trovate un po' per caso con storie di donne e abbiamo detto: vabbè, continuiamo e facciamo, no? Perché poi sul ciclismo maschile si è scritto molto. Poi noi non abbiamo voluto parlare di ciclismo, delle campionesse attuali. Abbiamo parlato di alcune sfaccettature, magari di alcune storie, alcune parti meno conosciute della storia di magari di campionesse del passato, e poi anche di altre donne che meno conosciute. Angela Zizza, per esempio, ha fatto 10 volte l'eroica, 5 volte la Parigi-Brest, ma la signora normalissima che a 40 anni aveva un problema al ginocchio, si è messa a pedalare e da lì non ha smesso più. Eh sì, che poi queste cose arrivano sempre, perché c'è, quando meno te l'aspetti, c'è, cioè, il caso Belli non ha un, come dire, una fisionomia, no, non è proprio, se devi accadere una cosa in particolare, no, ti fa male il ginocchio, sali in bici e poi non scendi più. Ognuno di noi ne potrebbe raccontare. Io siamo al 48esimo, metto una foto e vorrei che mi commentaste questa foto qui a concludere. Entrambi però, anche giù il riservato lo mio. Io cambio con questa. Aspetta che ti devo rimettere a tutto video e sono solo, farò qualche errore. No, non mi azzardo. Sì, vai, sì. Spiega. Ah, ecco. Non so se si vede. Sì, ok, si vede, sì. Adesso, sì, tu stai parlando Buddy Bike. Vai, spiegati la bici. Buddy Bike, perché? Perché la Buddy? Ecco, intanto perché avevamo bisogno di una bici strana, una bici stranissima che non si vedesse in giro. E penso che sì, noi l'abbiamo trovata su questo libro. Per sbaglio, questa è una foto d'epoca di Cicli Day.
e abbiamo voluto realizzarla. Questa è stata costruita ex novo qua a Vicenza da miei amici, e ci serviva una bici strana per mostrarla sulla nostra storia. Adesso non vorrei anticipare niente, ma questo nostro meccanico è lì che nel segreto della sua soffitta, non della sua bottega, della sua soffitta proprio nascosta, ancora più nascosta, sta costruendo una bici che tirerà fuori solo quando tornerà una domenica senza auto in tutta Italia. E questa bici è molto strana, la userà con chi vuole lui, insomma adesso non vorrei appunto svelare. E questa bici poi alla fine l'abbiamo messa anche in copertina, vista la foto, quindi abbiamo svelato subito questa bici in copertina. Questo termine inglese con cui abbiamo cominciato a chiamarla, sì, non è stato subito facile digerirlo, però Buddy, compagno. Starci sopra credo che fosse facile all'inizio, o no? E a tuttora non è facile, perché hai bisogno del doppio bilanciamento, il classico bilanciamento da bici e poi quello da bilancia. E, sì, per Alessandra non è niente, insomma, io ho fatto un po' più fatica. E poi avevamo... La sei andata sulla Buddy. Sì, sembrava fatta... Guida. Sì, dipende, poi c'è quello che guida, perché ovviamente è solo uno, no? che può condurre, che può decidere. Pierpaolo in questa foto guida, perché vedo un meccanismo di trasmissione sul lato suo, o no? Sì, beh, con freni e manubrio è tutto collegato, era dal lato mio. Questa foto è stata fatta in teatro, perché noi quel giorno che siamo andati a fare le foto avevamo bisogno di foto fatte dentro un teatro, dentro un cinema, proprio per essere funzionali alla storia. E poi quel giorno fuori, grande Caracciolo, amico nostro fotografo di Castagneto Carducci, ne ha fatto un paio per sbaglio in piazza ed è uscita quello scatto particolarmente accattivante, dove c'è quel lavoro di sorrisi fra l'avventore seduto al tavolo. Il sorriso dell'avventore che si gira mentre voi passate, ma anche Alessandra è molto, molto è nel mood, diciamo così. Dico questo perché, ecco, io ho poi imparato una cosa: dicono nel mondo dell'editoria, a meno che tu non sia Bruno Vespa o grande personaggio, gli autori non devono mai andare in copertina, perché è un'operazione troppo narcisistica e l'autore non deve andare mai in copertina. Quella foto lì è stata l'eccezione, ha rotto questa regola. Lo strappa la regola. Perché Alessandra hai lasciato il timone a Pierpaolo a bordo della Buddy Bike? Il timone, il manubrio. Perché sono più forte io. Eccola. No, ma infatti dobbiamo provarla. Ecco, anche devo provare anch'io. Non l'ho ancora provata dall'altra parte. Ecco perché. Che ci vuole, perché è una no, però perché molte persone non si sono, cioè molte persone che sono salite insieme a lui, insomma avevano un po' di timore, perché bisogna invece un po' affidarsi, no? Perché comunque comunque se fai la discesa tu non puoi frenare, l'altro che frena, no? Quindi insomma ti devi fidare. Molto, richiede un'intimità, diciamo, un'intimità di coppia che qui al momento sembra trasparire, ma il mezzo è fermo. Sulla in corsa vi ci vorrei vedere la prossima volta. Il motivo, Roberto, non lo dico solo a te, è il motivo principale per cui ho scritto il libro. Va bene ragazzi, ci siamo. Grazie a te. Soprattutto a quelli che rivedranno, perché poi queste robe qui si rivedono molto in post, seduti, con comodo, e in bocca al lupo per l'editoria ad Alessandra, per tutti ovviamente i suoi progetti, sempre per la ruota libera, in bocca al lupo per Paolo mio e al suo giro libero, e gli auguriamo tanti giri, poi un po' più di infrastrutture, troverete un equilibrio tra tour operator e infrastrutture. Chi lo sa, insomma, magari un po' di normalità in questo paese non guasta. Grazie, grazie a tutti, buon proseguimento e alla prossima. Grazie, grazie Roberto. Ciao a tutti. Ciao.